Grazie. Prima di entrare nel nocciolo della questione, vorrei inquadrare il tema in modo abbastanza ampio. E faccio quindi riferimento alle due riunioni che si sono tenute proprio in questa sala, una la settimana scorsa, venerdì scorso, e l'altra, l'altro giorno, in cui, insieme ai sindaci del territorio si è cercato di affrontare il tema dell'inquinamento o più, come dire, semplicemente diciamo dello smog. Io credo che sia nel ruolo della provincia di Milano quello di appunto cercare di coinvolgere i comuni e di individuare delle misure da adottare in modo coordinato per cercare appunto di arginare e migliorare la situazione che riguarda l'inquinamento dell'aria. Colgo quindi rispetto a queste riunioni degli elementi positivi sul fatto che si siano finalmente fatte, interessanti perché comunque ascoltare i tecnici di province, regioni e comuni è sempre molto istruttivo per tutti noi che dobbiamo individuare poi le soluzioni da adottare. Interessante perché comunque ogni occasione che si ha per coinvolgere tutti insieme i sindaci dei comuni è sempre qualcosa di positivo e si riesce anche a conoscere le varie problematiche delle parti del nostro territorio. Deludente perché fino ad ora, da un lato, non si è concluso praticamente nulla e dall'altro la partecipazione non è stata poi così numerosa. Se pensiamo che la provincia di Milano conta 135 comuni, io credo che qui dentro ce ne saranno stati, sì e no, 35-40. Quindi credo che comunque sia la strada da seguire e va bene. Quello che emerge spesso è il discorso di misure non solo per affrontare le emergenze, ma di misure strutturali. Proprio nell'ambito di misure strutturali proponiamo una mozione che ha come oggetto realizzazione di corsie ciclabili sulle strade provinciali. E quello della ciclabilità, devo dire, è stato un tema purtroppo marginale in questi incontri dei sindaci. Sì, due o tre sindaci hanno ricordato che c'è anche questa strada possibile tra le tante da perseguire, però non è stata, come dire, una delle tematiche che è andata per la maggiore. Eppure la ciclabilità, investire in ciclabilità non è un optional. È una delle misure legate alla mobilità ecosostenibile cruciale. Quindi, se da un lato è di poche settimane fa il fatto che il Comune di Milano, l'assessore Maran, ha annunciato quello che è, diciamo così, il piano per quanto riguarda le misure legate alla ciclabilità per la città di Milano, credo che anche la provincia debba fare la sua parte. E credo che visto e considerato che le strade provinciali, poche, molto poche delle strade provinciali, sono dotate di, non dico piste ciclabili, non chiedo tanto, corsie ciclabili, quindi quel minimo per, garantire quello spazio, quella minima sicurezza in più rispetto a quello che è oggi. Eppure sulle strade provinciali non sono pochi i ciclisti che vanno, sia per muoversi all'interno del nostro territorio, sia anche nei weekend, magari per fare sport, per fare movimento, per tante motivazioni. Lo fanno a loro rischio e pericolo, perché le strade provinciali evidentemente fino ad oggi non pensano ai ciclisti. Noi crediamo che questo sia un errore. Bisogna che
ripeto, pensare a una mobilità, come dire, intermodale, che pensi anche ad esempio alle bici stazioni, quindi laddove ci sono le fermate importanti di mezzi di trasporto pubblico locale, prevedere la costruzione di bici stazioni, anche questo è un altro elemento che comprendiamo nella nostra mozione. Ora, io chiaramente non mi, visto il tempo che è già terminato, mi avvio a concludere rapidamente. Io mi auguro che venga sottoscritta anche da altri capigruppo. Non credo che, come dire, ci siano le condizioni e non sia neanche giusto, forzare la mano affinché venga discussa come urgente oggi. Credo che sia giusto invece approfondirla, valutarla in tutti i ragionamenti che sono scritti in questo testo, e poi al più presto porla in votazione. Grazie. Grazie a lei. Adesso ho chiesto...